Italia, la bellezza della conoscenza, un progetto molto ambizioso, un'occasione per far conoscere le eccellenze italiane all'estero, scientifiche e tecnologiche. Qualche anticipazione sul film, qualche il set che più lo ha emozionato? Beh, noi abbiamo girato la settimana scorsa tutta l'Italia, quindi per esempio a Milano lunedì eravamo da soli con Caravaggio nella mostra che c'è a Palazzo Reale, ma devo dire tutte le location sono molto interessanti, ma soprattutto le persone. Uno ha un'idea di una scienza, si parla sempre soltanto dell'eccellenza che va all'estero, no? Dei cervelli che perdiamo, e invece ho trovato un sacco di persone molto motivate, serene, niente di polveroso, e gli scienziati, i ricercatori italiani sono delle belle persone, e quindi secondo me questo spot, insomma, ha la doppia funzione, appunto, di rappresentare lo stato della nostra scienza all'estero, ma anche di far capire come magari con meno finanziamenti che in paesi molto più forti di noi, per esempio gli Stati Uniti o il Giappone, riusciamo molto spesso a sopperire con la creatività. Noi siamo, come dire, un paese che è unico al mondo, no? Per la nostra storia culturale, artistica, e questo si sente anche nella scienza, insomma. E il rapporto tra scienza e arte, uno degli obiettivi del progetto è quello di mostrare come la scienza crea benessere e consapevolezza sociale. L'arte come ci riesce? Ma è una cosa che abbiamo raccontato molto bene, penso che sia anche dal punto di vista proprio dell'impianto visivo, della messa in scena, è come per esempio all'opificio delle Pietre Dure a Firenze si interviene sui quadri restaurandoli, ma anche addirittura intervenendo con delle radiografie che riescono a raccontare il percorso dell'artista, per cui c'è per esempio una tela di Caravaggio che ha svelato la presenza di un agnellino che poi è stato cancellato, oppure il fatto che un'altra tela, Bonaventura, era stata dipinta su una Madonna che era disposta verticalmente e lui invece lo ha spostato orizzontalmente. Insomma, è molto bello vedere come la scienza certe volte aiuti anche a comprendere l'arte, cioè un meccanismo che va addirittura a sondare la psicologia dell'autore, dell'artefice dell'opera.